Maurizio Dodè, oggi è il 20 ottobre? Sì. Ok, intervista con Maurizio Dodè, che è un mio vecchio amico, lui ha lungamente collaborato con Guidano, con Vittorio Guidano, vive a Roma, dove ha un ufficio, vede pazienti, c'è un gruppo di ricerca e un'area della formazione. Allora, io queste sono le 8 domande, io ovviamente ti ho avvisato prima e ti faccio la prima. Noi pensiamo che ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici che ritiene importanti e che ci orientano nel lavoro clinico. Vuoi dirmi i tuoi? Sì, che come prima domanda è enorme. No, esatto, sì, sintetico. È stato sintetico. No, sicuramente ci sono dei principi che sono assolutamente basilari, che principalmente sono relativi al modello di uomo a cui uno fa riferimento e quindi il discorso principalmente dell'identità legata ai temi di auto-organizzazione alla morena. È il fatto che l'uomo classicamente è un sistema chiuso al passaggio diretto di informazione e che questo aspetto, che in pratica è la base del costruttivismo, in particolare del costruttivismo articolato in maniera diciamo più estrema, è quello che poi ha una ricaduta più forte proprio al tipo di relazione che si va a creare in terapia. Cioè questa cosa qui è il punto assolutamente centrale su cui c'è come ricaduta la creazione di un cognitivismo fortemente centrato sulla ricerca della coerenza identitaria, sui fili di coerenza che si possono ripercorrere all'interno di un'autobiografia e di cui di conseguenza come un'identità si crea all'interno dei rapporti di intersoggettività e si sviluppa in tutto l'arco di vita. E dicevo, rispetto alla misura, all'informazione, la ricaduta più importante, il punto è il tipo di relazione che si crea e il tipo di terapia che ne deriva, nel senso che la psicoterapia costruttivista, post-razionalista, è una psicoterapia fortemente centrata su un aspetto di ricostruzione di una coerenza interna e dell'articolazione di questa, e quindi che non è che lascia fuori tutto quello che è il versante più classicamente psicoeducativo, che appartiene molto di più all'ambito almeno di partenza di tipo del cognitivismo becchiano. Se vogliamo, questo è proprio il... Scusami, ma ti interrompo. Quindi diciamo un sistema che si auto-organizza, quindi un paziente cosa ha? Ha un difetto di organizzazione o una disorganizzazione? È successo qualcosa per cui si è disorganizzato? No, quello può per carità anche avvenire, ma il problema è che all'interno dei rapporti, delle relazioni infantili si crea un significato, cioè un nucleo centrale emotivo e cognitivo che porta questo individuo a creare diciamo, il proprio nucleo di identità. Quello che è l'aspetto psicopatologico, se vogliamo un sintomo in questo ambito, è l'estremo tentativo di mantenere una coerenza. Ah, quindi è un sistema chiuso che vuole rimanere coerente. Sì, che ricerca in qualche modo disperatamente una coerenza in cui il sintomo è proprio questo. Che nota che è il segno di uno squilibrio avvenuto. È il segno di uno spirito, ovviamente di uno scompenso. Quello che è l'aspetto centrale del lavoro che noi facciamo è proprio infatti la ricostruzione delle dinamiche di scompenso, come si dice, che è la porta di entrata sul significato. Cioè se noi andiamo a vedere come nasce all'interno di un individuo il momento di, diciamo, di sofferenza, noi possiamo andare, questo lo possiamo utilizzare come porta di entrata sul significato, cioè possiamo andare a vedere questo nucleo, quindi oltre che rendere coerenti gli aspetti emotivi che si esprimono nel sintomo, che è una prima parte del lavoro terapeutico, una parte importante è quella poi di articolare maggiormente questo nucleo, che poi è il nucleo centrale, quello che poi che si organizza appunto nell'organizzazione di significato. Oh, ma quindi c'è una... quindi tu dici una maggiore organizzazione, la ricerca di un'organizzazione più fluida, meno rigida. Sì. Quindi un tema di flessibilità.
è un bene, ci stanno tutti i vari qui, tutti i vari caratteri. Sì, è una. Io la chiamo articolazione. Calcola che in questo modo, peraltro, in un umano costruito come lo costruiamo noi possiamo seguire quello che è un significato dall'ambito dell'armonia, perciò della normalità, chiamiamola, a quello passando per quello della neurosi e quello della psicosi. La psicosi è il massimo della disarmonia di questo sistema chiuso. Della disarmonia rispetto a una serie di parametri. Per esempio, sono persone che sono scarsamente generative, sono persone che hanno proprio un'estrema difficoltà a sequenzializzare. Calcola, un'altra cosa su cui si fonda il modello, che è una psicologia del sé, e quindi ad esempio gli studi della modulazione emotiva di Michael Lewis. Quindi su questo un'articolazione, ad esempio psicotica, è un'articolazione in cui quello che è il dialogo tra continuità e il senso dell'accadere è particolarmente rigido o particolarmente orientato da una parte o dall'altra, così come l'altro, quello che è il dialogo che c'è tra il sentimento di unicità e il sentimento dell'altro, ad esempio si ha un sentimento dell'altro che è molto povero, ad esempio c'è l'altro visto fortemente come oggetto e non come soggetto. Senti, e questi principi che adesso hai detto in modo un po' astratto, no? Per un non specialista, come si traducono in come tu in quella stanza lavori col tuo paziente? Un esempio pratico è prendiamo il solito attacco di panico. L'attacco di panico noi lo andiamo a ricostruire partendo da quello che è il momento dell'ultimo sconfitto, cioè il primo attacco di panico dell'ultima serie. Lì andiamo a fare una ricostruzione riguardo a quello che è il momento specifico in cui avviene l'attacco di panico e il momento di vita in cui avviene. E quindi andiamo a fare una ridefinizione dell'attacco di panico andando a cogliere, ad esempio, quelli che sono le emozioni e i vissuti che si esprimono nell'attacco di panico, ma che hanno a che fare con il momento di vita. Cioè, e il lavoro qual è? Quando tu dici la tecnica, quando tu hai individuato lo scompenso, diciamo, no? Il senso dello scompenso, come ci lavori? Assolutamente. Il lavoro in un ambito post-reazionista è un ambito molto povero di tecniche. Quello che secondo me è l'aspetto molto importante è che quello che noi portiamo e quello che poi porto in una fase di formazione è l'acquisizione di un metodo, poi un metodo all'entermovente. Cioè il metodo significa che più che la risoluzione del problema, io vado dietro a trovare la modalità di poter ricostruire il problema stesso nella modalità che rispetti di più la sua complessità. Che vuol dire? Che il meno disorganizzato. Esatto, io perciò cerco di cogliere non tanto gli aspetti concreti di senso dell'attacco di panico, ma cerco di andare a cogliere nel momento di vita quelli che sono gli aspetti, ad esempio, che elicitano la costrittività o la solitudine. Questa cosa qui, sì, ovviamente non è una cosa che io poi vado a spiegare al paziente, lui lo vado a ridefinire, metto ordine. Però è tutta una tecnica per riuscire a fargli ricostruire in prima persona. Io devo cercare di portare la persona che ho di fronte a fare una narrazione in prima persona della propria esperienza e il metodo è per cercare di farglielo ricostruire, io poi glielo ordino. Il cambiamento, secondo me, passa attraverso sia un piano di comprensione. I nostri pazienti vengono che hanno un assoluto senso di incoerenza e di non che non gli appartiene ciò che gli avviene. Quindi c'è un pezzo di comprensione, poi. Poi su questo un pezzo si fa di riorganizzazione più di riarticolazione, in cui ovviamente andiamo a lavorare sui vissuti che escono fuori, ad esempio sui temi di costrittività, di solitudine, e quindi lì si va a lavorare fortemente sui temi di reciprocità emotiva, nel senso che tutti i sintomi, tutte le espressioni psicopatologiche hanno un'importanza sia sul piano di mantenimento della coerenza individuale, ma ancora di più che parallelamente di mantenimento della relazione. E quindi si fa un lavoro sul confine. Sul confine.
fine su quelli che sono i temi di reciprocità emotiva, quindi ad esempio la reciprocità col partner, l'attacco di panico. Molto spesso l'attacco di panico nasce in un momento di crisi di relazione col partner. E quindi su questo poi si fa tutta una ricostruzione. Una cosa molto importante di questo cognitivismo è il fatto che poi è molto importante fare un lavoro su quello che è la storia di vita, e quindi come la persona diventa sul racconto più comprensibile e coerente. Sì, dove una cosa importante che voglio sottolineare è che non è soltanto un aspetto puramente narrativo di temi, ma è il problema di riuscire a farli mettere a fuoco oltre i temi di immediatezza, cioè gli aspetti emotivi immediati attaccati al tema. Cioè quello che è l'aspetto importante è il fatto che quello che poi la moviola, che è la metodologia centrale, è finalizzata proprio a cogliere gli aspetti di immediatezza che in qualche maniera vengono un attimo prima di tutto il resto. Questo è poi il punto. Senti, io credo che la moviola è un ABC. Cioè, è la stessa cosa, cioè ci sta un significato e attaccato a delle emozioni, quindi in qualche modo questa è una tecnica, la tecnica della moviola è una tecnica. No, la moviola non è una tecnica, ma è proprio il metodo spiegato. La moviola è un grave errore. Io quando vedo le tesine degli allievi di varie scuole, anche la scuola di Roma, quando dicono io qui uso l'ABC, qui la moviola, è un errore. E la moviola in realtà è la modalità che il terapeuta ha per riuscire a portare la persona a fare la narrazione in prima persona, che è una cosa diversa dall'ABC. Sì, quindi tu stai dicendo che tutto è moviola? Che la moviola è la metodologia centrale. Il cognitivismo post-razionalista è un cognitivismo che è povero di tecniche, tecniche. È una tecnica, quello che tu mi stai raccontando a modo tuo, non è una tecnica, un uomo, però è un approccio con delle tecniche dentro, no? Sicuramente. Di gestione del colloquio, della distanza del paziente. No, assolutamente, in questo poi c'è una formalizzazione estremamente accurata di quello che avviene. Però è proprio una modalità di gestione della relazione in cui un punto centrale è riuscire a condurre la persona che è di fronte ad arrivare a un'elaborazione che la possa sentire come appartenente a sé. Ma tu non fai mai una disputing? No, tendo a non fare. Dunque, il discorso è questo. Muovendomi in un ambito di psicologia del sé, perciò mi muovo cercando di far mettere a fuoco la persona gli aspetti di immediatezza, l'hai, e arrivare a lui e mettere le due cose insieme. È indubbio che io più do pezzi di me, di spiegazione, più vado verso il disputing, dove quello che io dovrei cercare di fare è di farlo il meno possibile. Sarebbe assolutamente falso dire che non ci sono, perché è come dire che noi in cognitivismo non facciamo le associazioni libere, e facciamo, che l'uomo funziona così. Noi perciò facciamo anche, però, visto che è quello che in qualche maniera si dovrebbe tendere a non fare, e nel momento in cui si fa, si deve fare con grande parsimonia. Per noi terapeuti è importante, domanda 4, valutare il cambiamento e monitorarlo. Tu hai delle procedure per fare questo? Hai delle procedure testistiche di ingresso in terapia? Hai delle procedure di valutazione oggettiva del mutamento? Io in ambito clinico non lo utilizzo, non faccio test in entrata e non faccio test in uscita. Quelli che sono, sicuramente facciamo un'altra cosa qui nel lavoro, diciamo, clinico, poi anche di ricerca. Lavoriamo molto su quelli che sono un ambito, chiamiamo, di intervisione o supervisione, lavorando sui casi singoli, quindi su quelli che sono gli aspetti che poi ci fanno riflettere sui cambiamenti. Ma tu sei in seduta, come monitori l'andamento? Tu sai che ci sono delle cose interessanti di Mike Lambert, che dice che il terapista è il peggior giudice di come stai. Sicuramente. Esatto. Quindi molto ti aiuta la supervisione in gruppo, hai ragione.
mai qualche cosa che sai dirmi originale tua che fai per i segnali che cogli? Poi... I segnali che io colgo, devo dire, nel cercare di essere buon giudice di quello che avviene, è sicuramente il non tanto se va a mutare l'aspetto sintomatico. Quello devo dire che secondo me è una cosa che viene poi, ma quanto chiamiamola le modalità di racconto. Quello che mi colpisce nelle persone che ho di fronte è il loro modo di piano piano di assumere una modalità ovviamente di osservazione, di costruzione del fenomeno che gli avviene, e quello mi dà il senso del farsi riuscire o meno a gestire quelli che sono gli aspetti emotivi. Quindi quando io racconto, devo dire la modalità di racconto. No, questa è una risposta. Quando il racconto è più armonico, più coerente, più attaccato alle emozioni. Quando il racconto è un racconto che dà il senso, ad esempio, di quello che è una sequenza tra eventi e ciò che è, ciò che avviene, nel momento in cui la persona comincia a parlare di più di attivazioni emotive e di come queste prendono forma. Nel momento in cui comincia a mettere a fuoco quelli che sono gli aspetti più cognitivizzati rispetto a quelli più emotivi, insomma, è il. Poi qui è ovvio che il lavoro cambia a seconda non solo del tipo di patologia che hai di fronte, ma anche rispetto alla domanda che ti è stata fatta. Sì. Senti Maurizio, la chiusura della terapia è un momento che a volte rischiamo per dare, sul quale in realtà si è anche scritto poco. Tu hai delle procedure specifiche da raccontarci, delle linee guida o teoriche che ci vuoi descrivere o raccontare su come chiudi le tue terapie? Le terapie io le chiudo, in questo io mi rifaccio molto proprio a quello che è stato l'insegnamento di Vittorio Guidano, nel senso che poi la terapia in primo luogo è una relazione che si genera, che si crea tra due persone su una richiesta d'aiuto, una relazione con caratteristiche di asimmetria e tutte queste belle cose qui. Nel momento in cui si sta su una fase di chiusura, quello che avviene è che poi il grande patrimonio della relazione è quello che rimane tra paziente e terapeuta, e quindi quello che si fa è a un certo punto decidere quello che è un allentamento delle... Ma su che segnali? Ma i segnali sono... Tuoi interni. Segnali miei interni è quello che dicevo prima, l'avere il senso della persona che ho di fronte che ha iniziato a gestire in modo più autonomo una serie di stati emotivi. È ovvio che sto dicendo una cosa che è tanto vaga quanto penso... Tu hai dei segnali tuoi, ad esempio io ho il segnale che a un certo punto mi sembra che in alcune sedute si comincia a non avere più molto da dirci. Che è come se fosse l'inizio di un'autonomia reciproca dopo una relazione di tanta intimità tra terapista e paziente. Questo può essere una delle cose. Quindi sì, io alle volte finisco terapia in cui abbiamo ancora tanto da dirci. Secondo me che le cose come ce le diciamo. Perché il tanto poco da dirci, io ho terapie che fin dall'inizio abbiamo ben poco da dirci, e uno fa i salti mortali per riempire quell'ora di contenuti e cercare di far mettere a fuoco delle cose e metterle insieme a fuoco. Così come ci sono terapie che sono finite, nelle quali c'è anche il dispiacere di non vedersi più e condividere cose. Una delle cose più affascinanti che noi facciamo è proprio la relazione, quello che ci rischia di farci perdere alle volte tutto il senso della cosa, insomma. È una... La fine della terapia ritengo che è la cosa sulla quale va maggiormente a ricadere quello che è lo stile personale. Io sono una persona che poi le fine delle terapie, insomma, tendo a, ora che sono un po' di anni che faccio questo mestiere, mi rendo conto che tendo ad avere un buon numero di persone che comunque mi continuano a contattare, vengono, si fanno una seduta, riscompaiono. Fanno manutenzione.
faccio molta manutenzione, devo dire anche con grande interesse, perché riesco a fare in questa quello che secondo me in ambito nostro è molto difficile fare, che è il follow up. E avere una persona che ad esempio ti ritorna dopo 10 anni, gli è secondo me di più il senso di quello che sei riuscito a fare 10 anni prima, nel senso che da come la persona ti si presenta, ti parla del suo disagio attuale, ogni volta abbiamo il senso di quello che è l'importanza del nostro lavoro fatto 10 anni prima, al di là di un disagio che nuovamente può avvenire, che è ovvio. Esatto. Il paziente difficile, che ne pensi di questa categoria che ha inventato il nostro amico Carlo Perez? Ma per te esistono i pazienti difficili, e come si modifica il tuo approccio con i pazienti più difficili o difficili? Io in questo faccio una battuta su una cosa che mi è capitata quando stavo all'inizio, che in una situazione di supervisione, che tra l'altro si trattavano pazienti difficili, pazienti psicotici, con Ernesto Bollea, psicanalista che tu conosci, io arrivai a questa supervisione, io mi metto con un caso abbastanza che mi sembrava semplice, un caso semplice, ed ebbi un cazziatone di 15 minuti. E lui mi spiegò che non ci sono casi semplici. Dove voglio arrivare? Che sicuramente il paziente difficile, lo sappiamo tutti, è il paziente con di personalità, insomma quelli che ci mettono dura prova in termini relazionali. Secondo me, è lì è ovvio che tutti noi abbiamo delle modalità di avvicinarci al paziente così complesso di vario tipo, quindi per dire anche soltanto il fatto di come strutturare il setting misto, io ad esempio lo faccio di setting integrati, il farmacologo, io non mi occupo più di psichiatra, però non la farmacologia io la delego sempre ad altro psichiatra. Ma con un paziente difficile metti dentro anche gruppi di terapia di skill training, cioè no, integri con altri? Quello che con pazienti difficili abbiamo fatto, qui facciamo, è che alle volte facciamo anche dei setting in cui seguiamo la famiglia o la coppia genitoriale, se ad esempio e questo devo dire ci ha portato dei grossi risultati in termini di gestione. Quindi cerchiamo di fare un intervento con varie figure che entrano in gioco quando ce n'è la possibilità. Quindi questo devo dire, cerchiamo di lavorare molto sugli aspetti di relazione e di come peraltro le relazioni intorno al paziente difficile, cioè che sono tutte difficili, siano danneggiate peraltro esse stesse parte integrante del problema. E poi il problema con alcuni pazienti, che è proprio il senso che quello che tu fai qui, che lo puoi fare per tot di tempo a settimana, poi deve avere un aiuto in ambito familiare per aiutare a costruire un contesto possibile. Quindi questa è la cosa che c'è. I modelli di terza ondata, che ne pensi? Li vedi accomunati da qualche principio? Li senti molto lontani? Qualcuno lo hai studiato? E se sì, quale? Perché? E come li usi? Mi dai un'altra mezz'ora? No, molto poco, molto rapido. Dunque, io sul cognitivismo di terza ondata sono non critico, molto di più, per una serie di ragioni. La prima, io ritengo che stiamo rischiando di andare a formalizzare come terapie complete quelli che sono dei microelementi di terapia. Sono d'accordo. E su questo, peraltro, ci stiamo agganciando noi che abbiamo un cognitivismo che era veramente fatto da battistrada al cognitivismo nel mondo. Abbiamo questa voglia e questo desiderio di portare dall'estero prende questi pezzi. Io intanto noi ci troviamo con la schema di Young Compassion Therapy, l'Acceptance Therapy, la Mindfulness e l'ACT. E gli interventi sui processi. E gli interventi sui processi. Ecco. Bene, questa cosa qui, secondo me. Ma tu li usi?
ogni tanto, perché ogni tanto, ad esempio, no, io i grandi rinculinatori ogni tanto un po' di mindfulness se la imparano. Ma è uno. Io ad esempio ritengo che è un grande delirio scientifico fare un'integrazione di tutto questo. Per darti un'idea, la mindfulness. Nella mindfulness, per come viene venduta, ad esempio, se io la inserisco in maniera troppo concreta in un lavoro come io lo presento, diventa esattamente la mindfulness che va a contraddire in maniera netta quelli che sono invece gli inviti che io faccio e non che li faccio una moviola. Da una parte c'è un'incoerenza logica, c'è un'incoerenza di relazione. No, ho capito, è interessante questo, ma c'è invece qualche altra tecnica che riesce a mettere dentro? Io dico un'altra cosa. Che io ritengo che non si possa integrare quello che a me piace e che faccio, come dico io, tendo a contaminare, certo. Perché è estremamente interessante, per dire delle cose, in pratica se io voglio inserire, poniamo, la mindfulness, io non la posso presentare, devo chiedere a chi mi inquadra di presentarla in maniera un po' diversa da come fa. Ad esempio, la mindfulness è una cosa che può servire come polarizzatore, diciamo, per aiutare la persona a polarizzare l'attenzione sugli aspetti di immediatezza, no? Però assolutamente non può essere portata al paziente che io seguo con quelle modalità di invitarmi in tutti i modi all'astrazione dal giudizio, perché io gli insegno la cosa opposta e a quel punto mi si confonde. Okay. Quindi io ci sono altre tecniche, che questo è interessante, ci sono altre tecniche che usi e contamini, perché anch'io la parola integrazione dico sempre che per ora non si può proprio dire, io dico sempre accumulazione, tu dici mi piace l'accumulazione, ma anche perché se noi andiamo, io ritengo che i vari tipi di cognitivismo vanno a accogliere il disagio mentale, disagio psicologico rispetto a diverse porte di entrata. Quindi io, per metterli insieme, devo fare un grosso sforzo in primo luogo di trovare un centro di gravità in cui comunque non c'è un punto aggregante, per esempio il mio, e su questo viene fuori lo stimolo e lo studio, queste cose qui, a capire come posso tirare dentro. E quello che io peraltro ho sempre fatto, lavorando con le coppie, io faccio il costruttivista, ma io lavoro con psicanalisti, con familiaristi, e non è che prendo le loro tecniche e le porto dentro, le utilizzo quegli stimoli per arricchire quello che io faccio, che è una cosa ben diversa. No, l'esempio sulla mindfulness è molto chiaro. Ultima domanda, un po' out of the blue. Come vedi il futuro della psicoterapia cognitiva italiana? Diciamo, stringiamo il capo, se no diventa visionario. Io il futuro della psicoterapia cognitiva italiana lo vedo complicato. Poi ci siamo discussi noi ormai più di un anno e mezzo fa. Secondo me, se i cognitivisti italiani e secondo me quelli di seconda generazione, secondi terza, è una cosa che potremo fare, si rendono conto che il cognitivismo italiano è estremamente ricco e quello che ci può arricchire ancora di più è riuscire a fare un lavoro nel quale ognuno fa uno sforzo di studio e di entrare nella coerenza dell'altro, e usciamo da questa cosa brutta, bieca, di contrapposizione tra modelli, in cui gli Otti dice che io dico stupidaggini, io sono obbligato a dire che lui dice stupidaggini, questa cosa qui che sta diventando una cosa... Ma secondo te la psicoterapia ha un futuro? Assolutamente sì, la psicoterapia è un mestiere di grandissima specializzazione. Io che faccio il medico, cioè io sono un medico psichiatra, quando i medici mi prendono un po' da sempre, un po' in giro, io non solo non faccio medicina, faccio lo psicoterapeuta, ti puoi immaginare, io quello che gli dico, ma te ci staresti in una stanza un'ora con uno che vede la Madonna, vede il diavolo, e come ci staresti senza farti picchiare?
Ecco, questo, noi facciamo degli interventi a cuore aperto, avere davanti una coppia in cui c'è un maltrattamento grave, una donna, uno stalker, insomma, noi facciamo degli interventi che sono a cuore aperto, e questa cosa qui non si può che fare attraverso la raffinatezza della psicoterapia. Quindi tu adesso tu dici che la psicoterapia è un mestiere del futuro. Assolutamente. E però una cosa importante è, ritorno a da dove hai cominciato e chiudo, è l'estrema eccellenza e coerenza del ragionamento sul paziente. Sì. Io quello che rivendico e quello che dovremmo fare ai congressi è sul mettere accanto le nostre coerenze, perché poi, e quindi su questo avere l'umiltà di poterci avvicinare all'esperienza dell'altro e cercare di comprenderne, diciamo, gli aspetti centrali, e su questo contaminarci, cioè non avere paura dell'avere la persona che ti presenta anche una cosa che io non ho simpatia per le MDR, assolutamente, e però ho voglia di confrontarmi con le MDR. E questa cosa qui secondo me può essere un arricchimento per tutti. Se io mi metto sul mio eremo e dico mamma mia quante brutte, e comincio soltanto a criticarla, non faccio un servizio né a me, né a chi la pratica, né ai miei pazienti. Sì, anche se... Quindi in questo io ritengo che dobbiamo avere una maggior, io dico, umiltà, ma nel mantenimento della curiosità, che poi è quello che ha reso bello il percorso del cognitivismo italiano, perché quello che è la cosa assolutamente importante è il passo che ha fatto. Per questo io sono molto critico, non tanto con l'avvicinarsi a studiosi delle esteri, quello è una cosa stupenda, quanto questa cosa qui che non si fa altro che aspettare i guru esteri per presentare, per formarci nell'arco di 3 weekend in una cosa che ti dà il bollino. Insomma, di questa cosa qui sono molto scettico. Se il futuro della psicoterapia è questo, lo vedo nero. Se il futuro della psicoterapia è riuscire a fare dei confronti ad alto livello e farli davanti a chi stiamo formando, allora questo è una cosa che mi fa vedere bene la psicoterapia futura, non solo, ma mi diventa una cosa anche di grande stimolo tra noi, che dobbiamo trovare nuovi stimoli. No, noi li troviamo, io credo che li trovi, io anche, però insomma vediamo lì. Va bene, grazie Maurizio.